La maggior parte degli uomini non sa come comportarsi al primo appuntamento. In questo video analizzeremo una scena di un film bellissimo con Matthew McConaughey e lo analizzeremo punto dopo punto e ti spiegherò tutti gli errori che ha fatto. Ciao. 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 Non mi piace il ciao così, perché è un approccio un po' da pick-up artist, un po' da sfigato. Però mi piace il suo sorriso molto tranquillo e il fatto che lui mantenga il contatto visivo. Questo è molto buono. Poi lei, visto l'impasse, si presenta. Guardate la particolarità di questa cosa. Chi riempie per primo il silenzio è quello che nell'interazione è in svantaggio. Chi riesce a gestire meglio i silenzi invece ha più potere nell'interazione comunicativa. Benjamin Barry. Carino. Grazie. Dicevo il nome. Qua è bellissimo. Questa è una cosa che uso sempre anch'io. Lei dice carino. Lei si riferisce ovviamente e chiaramente al suo nome. E lui dice grazie, come se avesse detto che è bello lui. E lui giustamente dice Grazie due volte allora. Quindi non va a sminuire il fatto che lui sia carino. Dice no, intendevi il nome. No, dice allora grazie due volte, perché lo so che tanto so che pensi che io sia carino. Sei libero? Attualmente. Lei subito si sbilancia in maniera importante. Che cosa fa? Va a chiedergli se è libero. Nel momento in cui una donna ti chiede se sei libero, è interessata a te come potenziale partner. Quindi sai già che sei in grande vantaggio. Altrettanto. Sorprendente. Maniaco. Ogni tanto. Lei fa un'altra domanda, maniaco, e lui non dice no, figurati, io sono un bravo ragazzo, bla bla bla, dice ogni tanto, quindi lei lascia il dubbio dicendo qualcosa di molto impattante e polarizzante. Interessata? Forse. Qui fa un errore madornale perché va a chiederle se lei è interessata a lui, cioè sta chiedendo a lei di dargli feedback rispetto al suo interesse. Questa roba è assolutamente da non fare, un uomo non deve mai chiedere se la donna è interessata, te ne devi sempre accorgere in base ai suoi segnali, mi raccomando, perché se l'uomo chiede alla donna se è interessata, ti piaccio, se è interessata a me, vuol dire che non è abbastanza sicuro di se stesso. Affamata. Da morire. Andiamo. Cioè vuole spostare questa ragazza da un luogo a un altro, quindi portarla in un ristorante per isolarla praticamente e evitare che ci siano altre persone che possano distogliere la sua attenzione. Praticamente la vuole chiudere in una bolla. Questa roba si può fare anche nel locale, collegandoti con lei in maniera importante, parlando solo con lei, però sicuramente la bolla non funziona in un locale dove ci sono una marea di input e magari una marea di persone che la conoscono o ti conoscono e potrebbero veramente disturbarvi. Devi ricreare la bolla, cosa che ti ripeto si può fare anche in un locale così, però è più difficile, la puoi ricreare in un ristorante o in un luogo dove siete appartati solo tu e lei e hai la sua totale attenzione. Ok. Ok. Un secondo. Ti aspetto all'uscita. È davvero carino. Ora sondo il terreno e vedo se fa il caso mio. Lei sta semplicemente valutandolo come potenziale partner. In questo momento lui è totalmente sotto giudizio. Qualsiasi cosa dice, qualsiasi cosa fa, qualsiasi cosa esprime, lei si sta creando una sorta di giudizio e lo sta mettendo in una scala valoriale rispetto a quelli che sono i suoi valori di donna. La porta fuori, lei si aspetta che abbia la macchina sportiva figa. E guardate. No, no, è questa. E lui fa vedere la moto, una moto comunque non brutta, cioè lei veramente lo sta valutando, ma è quasi in crisi, perché a una donna non piace quasi, soprattutto se vestita in tiro da serata, non piace mai andare in moto. E tu hai vinto il casco da imbranato. Guardate con quale arroganza, no? Le dà il casco da imbranata. Non farà questo effetto su di me. Fa sembrare imbranati praticamente tutti. Ma guardati, a te sta benissimo. Qui che cosa succede? Lui sta partendo con la seduzione. Dice questo casco fa sembrare imbranate tutte e non salverà te da questo destino. Lei se lo mette e lui che cosa fa? Dice ma no, invece sei adorabile con questo casco, con te non funziona. Quindi la stai facendo sentire speciale, diversa e questa roba funziona un sacco. La porta in un posto che non è super elegante, però la porta in un posto dove si mangiano aragoste, quindi in un posto dove si mangia bene, ma in un contesto easy, dove ti metti il bavagliolo. È un contesto in cui mangi bene, stai bene, ma puoi essere un po' più easy, un po' più te stesso. Mai al primo appuntamento andare in posti troppo chic o troppo etichettati. Allora che ne pensi? Ti riferisci al cibo o a te?
Tutti e due. Malissimo qui di nuovo. Che cosa sta facendo? Sta chiedendo feedback a lei. Terribile. Puoi chiedere il feedback sul posto, ma mai chiedere il feedback su di te. È una roba terribile. Perché se chiedi a lei significa che pensi che lei ti possa giudicare, che pensi che lei possa in qualche modo determinare il tuo valore. Invece un uomo dovrebbe assolutamente essere certo e sicuro del proprio valore in qualsiasi momento. Questo è squisito. E devo ancora decidere. Devo ancora decidere, lo mette in una condizione in cui lui è sotto esame e quindi meno di lei. E una donna non potrà mai essere attratta da un uomo che crede meno di se stessa. Quindi questo è un grosso errore. Sì, puoi rispondere a qualche domanda per me, direi. Qualche è un po' troppo vago. Te ne concedo tre. Qua, geniale, lei gli chiede di fargli delle domande. E lui dice, qualche è un po' troppo vago, starò tutta la sera a rispondere alle tue domande. Te ne concedo tre perché non voglio rispondere a troppe domande. Impegnati nel farmi queste domande, non mi chiedere cose a caso. Cioè, quindi questa la rimette su un livello paritario. Che lavoro fai? Sono nella pubblicità. Lavoro per aziende di bevande alcoliche e abbigliamento sportivo e sto cercando di sfondare nel mercato dei gioielli. Qua è noioso. Sta parlando di lavoro in maniera tecnica. Lavoro nella pubblicità è una roba noiosa. Al posto di pubblicitario potresti dire il mio lavoro è quello di far vivere sogni alle persone in modo che vogliono acquistare i prodotti che io ho da offrire. Questa è una descrizione bellissima della stessa roba, però lavoro nell'ambito della pubblicità noia. Glielo racconti così, è bellissimo. La stessa cosa puoi farla con il cuoco. Invece di dire faccio il cuoco, puoi dire metto poesia nei piatti e faccio vivere emozioni alle persone. È la stessa roba, però glielo racconti in una maniera intrigante e divertente. C'è anche un altro film che ho analizzato che è molto famoso e tratta la stessa tematica dell'approccio a freddo. Lo puoi trovare qui. Cosa aspetti? Corri a guardarlo!